altro addio in casa Rai. Uno dei conduttori più amati va via dalla rete e si appresta a condurre un altro show altrove. La Rai sta affrontando diversi addii importanti. Oltre a Massimo Giletti, Fabio Fazio e Amadeus che negli scorsi anni hanno lasciato la rete, ci sarebbe un altro conduttore pronto ad andare via per condurre uno show altrove. È uno dei conduttori più amati, versatile e molto simpatico. Infatti, oltre ad aver presentato trasmissioni di punta della Rai, è anche stato uno dei personaggi più apprezzati di una serie molto famosa e amata, Don Matteo. Un altro addio in casa Rai. Cosa farà adesso il famoso conduttore? Flavio Insinna si appresta a diventare uno dei volti di La 7. Per il palinsesto della rete, il momento televisivo più difficile è sempre stato quello del preserale, ovvero della fascia oraria che va dalle 19 alle 20 e che anticipa il TG La 7 condotto da Enrico Mentana. Al conduttore, dunque, il compito di anticipare il telegiornale. Negli anni sono stati fatti diversi esperimenti, come il G-Day di Geppi Cucciari, uno show satirico, ed il più recente Lingo con Caterina Balivo, un game show che aveva anche preso una buona direzione, se non fosse che la conduttrice è poi rientrata in Rai. Ora La 7 per la nuova stagione televisiva ci riprova con un game show che dovrebbe essere Family Feud condotto proprio da Flavio. Si tratta di un programma che in America esiste sin dagli anni 70 e che qualche anno fa sembrava dovesse sbarcare su Rai 1. In poche parole si tratta di una competizione tra due famiglie chiamate ad indovinare le risposte più comuni date dal pubblico durante alcuni sondaggi di opinione. Questo meccanismo è stato già usato in Italia ad esempio con Tutti in Famiglia, condotto da Claudio Lippi su Canale 5 oppure in Tutti per Uno, condotto da Mike Bongiorno sempre su Canale 5. Il Family Feud in arrivo sarà prodotto dalla Fremantle, la stessa società che aveva proposto Fedez per il preserale di La 7, alla guida di un game show, cosa che poi non si è concretizzata. Quindi Flavio Insinna condurrà questo programma televisivo dedicato alle famiglie. La trasmissione farà, come anticipato, da traino al telegiornale di Enrico Mentana. Il programma verrà riadattato alla rete, cucendolo addosso ad Insinna. Questo è ciò a cui stanno lavorando sia il conduttore che il direttore di rete Andrea Salerno. Non resta che attendere il prossimo autunno per scoprire meglio di cosa si tratta e per capire se Insinna riuscirà nell'intento di rilanciare il preserale di La 7.